Nel precedente episodio, la famiglia Cerasa ha aiutato un piccolo Pidava a riprendersi dopo essere stato inseguito da un Firov che è stato sconfitto ai laboratori Cerasa da Chloe e il suo Yamper, che hanno rafforzato il loro legame. Nell'episodio 30 di Esplorazioni Pokémon, Ash sta lottando contro l'Electabuzz di uno degli assistenti della vice capopalestra Pisces, sostituta del luogotenente Surge alla palestra di Aranciopoli, sconfiggendo l'avversario con il suo Riolu e salendo alla posizione 901 del World Coronation Series. Nel frattempo, Pikachu sembra essere geloso delle attenzioni che il ragazzo di Biancavilla rivolge a Riolu. Al laboratorio, l'allenamento del Pokémon Emanazione continua, sconfiggendo sia Farfetch di Galar che i Farfetch e Beedrill di Go. Tutto questo mentre Pikachu, che osserva da una panchina, non viene minimamente considerato per lottare. Dopo essersi svegliato e aver colpito Ash con un suo fulmine, facendo capire che qualcosa non gli va bene, al laboratorio arriva la mamma di Ash, Delia, che subito prepara la cena assieme a Mr. Mime. Riolu mostra ad Ash di avere ancora voglia di allenarsi, e il ragazzo ovviamente non si tira indietro, con Delia che si accorge che Pikachu è piuttosto giù di morale, e tenta di farlo riprendere. Durante la notte, il Pokémon Elettro decide addirittura di dormire con la mamma di Ash, che gli canterà una dolce ninna nanna. Siamo al mattino seguente, e Pikachu svegliandosi si accorge che Delia non è più nel letto con lui, ed infatti sta lasciando il laboratorio per tornare a casa, rendendo triste il Pokémon Topo. Ash continua a non considerare Pikachu per l'allenamento di Riolu, e per questo il Pokémon decide di correre via dal laboratorio seguendo la macchina in cui si ritrova Delia, ma Mr. Mime riesce a raggiungerlo e fermarlo. I due iniziano a camminare per un lungo tragitto diretti a Biancavilla, dato che Pikachu preferisce stare con Delia piuttosto che col suo allenatore. Per attraversare un fiume, il Pokémon giallo prova a nuotarvi dentro, ma la corrente è troppo forte e finisce per essere trasportato via, e viene salvato da un attento Mr. Mime. Dopo aver camminato ancora per un po', Mr. Mime vede un uomo chiedere un passaggio ad un camion, e gli viene in mente di fare la stessa cosa, ma senza alcun successo. Ci riesce invece Pikachu, che farà fermare un camioncino con una ragazza a bordo, semplicemente agitando il suo di dietro scintillante. La ragazza chiede a Mr. Mime se può deviare per Plumbeopoli e vede il Pokémon annuire dal retro del camioncino, ma in realtà sia lui che Pikachu si sono addormentati, e appena Mr. Mime si accorge di star andando in direzione totalmente opposta a Biancavilla, chiede alla ragazza di fermarsi e i due proseguono a piedi. Arrivati ad un albero con delle bacche, Pikachu ne prende una, ma subito appare uno Spearow che tenta di rubargliela, che viene fermato dai poteri psichici di Mime. Neanche a dirlo, ecco che appare uno stormo di Spearow per vendicare il loro compagno. I Pokémon attaccano Mr. Mime, e Pikachu decide di intervenire con un suo fulmine, ricordandosi poi di quella volta che salvò il suo allenatore, un po' di tempo fa, proprio da uno stormo di Spearow. I due raggiungono Biancavilla di notte, ma prima di entrare in casa Ketchum, Pikachu decide di tornare ad Aranciopoli dal suo allenatore. A sorpresa dalla casa esce proprio lo stesso Ash, che era in pensiero per il suo miglior amico, che non riusciva a trovare da nessuna parte. Ash gli chiede scusa e Pikachu lo perdona, gettandosi tra le sue braccia, colpendolo prima con una leggera testata e dopo con un suo tipico fulmine. Ash e Go restano a cenare a Biancavilla, e durante la notte, proprio come aveva fatto la mamma, Ash canta al suo Pokémon la stessa ninna nanna. Nel prossimo episodio, il fratello di Chloe, Sota, chiederà aiuto ad Ash perché dei bambini prendono in giro una sua amica di nome Nami, perché il suo Feebas non è carino. Nonostante ciò, la bambina e il Pokémon vogliono vincere il contest di amicizia dei Pokémon di tipo acqua, dato che Feebas nasconde un fantastico segreto. Riusciranno a vincere il contest? Scopritelo insieme a me tra una settimana con il prossimo in sintesi di Esplorazioni Pokémon.